Attenzione! I fatti narrati in questo video sono fatti realmente accaduti. Quindi mettete un bel mi piace, mettetevi comodi e gustatevi questo video. Buona visione! Raga, stiamo entrando nello sceno, eh? Ma bando alle ciance, cominciamo! Via! Ciao! Sorriso a 32 denti. Felicità! Ehi! Sorrisetto finto. Sei carina, occhiolino ammiccante. Grazie, ma come hai fatto ad avere il mio numero? L'ho preso in un gruppo, sempre qui su WhatsApp. Quello in cui siamo tutti 2000. Sorriso a 42 denti. Oddio. Ok, ma come ti chiami? Io sono Valeria. Io sono Vito. È Don Vito Corleone. Lei si chiama Valeria e lui si chiama Vito? Hanno la stessa iniziale del nome, la V. Coincidenze, raga? Non credo, no. Ti ricordi di me nel gruppo? Veramente no. Sono quello che è stato bannato da Giulia. Sei quello della proposta indecente? Allora, vi spiego in pratica dove siamo arrivati fino ad ora. Questo ragazzo, Vito, gli manda dei messaggi privati su WhatsApp a questa Valeria e gli dice: ciao, tutto a posto, di qua, di là, eccetera, eccetera. Vabbè, l'avete letta. Lei gli dice: ma scusami, come hai fatto ad avere il mio numero? Lui gli dice ovviamente che l'ha preso in un gruppo di WhatsApp. Quindi già qua mi stai cominciando a stare sul c***o, Vito, visto che comunque non si dovrebbero prendere i numeri dai gruppi di WhatsApp, perché è come se lo stai rubando. Mi sta sembrando un altro Federico questo qua, di storia di cazzo e amore. Lui gli dice: guarda, sono quello che è stato bannato da Giulia. Non solo ha rubato il numero a Valeria, ma è stato anche bannato dal gruppo da Giulia. Forse è quella che l'ha creato il gruppo, non lo so. Lei gli dice: sei quello della proposta indecente? E qui mi faccio un paio di domande. È stato bannato perché ha fatto una proposta indecente a qualcuno del gruppo? Vediamo come procede. Sì, esatto, proprio lui. Quindi conferma in pratica che è quello della proposta indecente. Scusami, indecente significa una proposta porno, no? Senti, ti volevo fare una domanda. Ti faresti una foto nelle... Cos'era la proposta indecente? Cioè, questo se ne va nei gruppi di WhatsApp a domandare le foto nelle... Ecco perché in pratica l'hanno bannato. Per questo motivo, perché ovviamente molestava tutte le altre 2000, no? Del gruppo. Quindi io non ti conosco, no? E allora ti dico: scusami, non ci conosciamo. Tu ti ricordi di me? No, non ti ricordi, no. Perfetto, ma te la fai una foto nelle... Ma con quale c***o di coraggio? Boh, non lo so, boh. Come, scusa? Se magari ti facessi una foto nelle... Me la potresti mandare qui? Che ne dici? Non solo gli fa l'occhiolino, ma anche la linguaccia. Quindi è maniaco anche lì. Occhiolino con la linguaccia dei suoi. Mi sta stando già sul c***o questo Vito. Ma sinceramente sul c***o. Ma che problemi hai? E qui praticamente la nostra Valeria fa così per dire no. Cioè, nel senso, per me no. Tipo la Maionchi, no? Per me no. Nessun problema. Dai, fatti una foto nelle e me la mando. Con quel sorrisetto di minchia, con quale coraggio gli dici una cosa come questa a una persona che nemmeno conosci? Secondo me tu sei tutto scemo, oltre che sfigato. No, dai, non le faccio vedere a nessuno, stai tranquilla. È sempre con quell'occhiolino di minchia. Sei un povero morto di f***, fai pena. Allora, te la fai una foto, per favore. Vito, ti ha detto no. Cosa c***o non capisci dalla parola no? N-O vuol dire no. Si fa così con la testa quando vuoi dire no. Ma va... deficiente. E qui in pratica la nostra Valeria si sta cominciando ad incazzare, perché giustamente, mettetevi nei suoi panni, scrivetemi nei commenti se siete dalla parte di Valeria o dalla parte di Vito, e scrivetemi anche come avreste reagito voi. Io tranquillamente, con tutta la calma, avrei reagito così. Vito di Instagram, come cazzo ti sei per, dimmi dove stai di casa. Dimmi dove stai di casa, Vito, che bello un attimo. Ti devo dire una cosa, Vito. Se ti fai la foto, ti metto like a tutte le tue foto su Facebook. Per te, Vito, mettere like a tutte le sue foto su Facebook equivale a farti vedere le... Tu pensi veramente che una ragazza si sputtani così solo perché è una 2000? Cioè, praticamente questo c***o di Vito vorrebbe comprarsi la foto delle tette di Valeria con un pugno di like su delle foto su Facebook? Non me ne frega niente dei like su Facebook. Allora ti commento tutte le foto mettendoti cuoricini. No, ma questo è c***o. Ma questo è c***o. Vito, gran testa di minchia, ma se già ti ha detto no per i like, cosa c***o ti fa pensare che per i cuoricini ti dice di sì? Non mi interessano nemmeno i commenti, grazie! Dai, fatti una foto, farlo per me!
Bacetti. Raga, io mi stupisco del fatto che esistano certe cose. Ma che teste di c***o ci sono in giro? Ma io non me ne capacito di certe cose. Cioè, già così piccoli e nascono già così teste di c***o. Minchia, quando sono grandi da teste di c***o diventano teste di minchia. E qui ovviamente Vito gli fa una proposta che Valeria non può rifiutare. Se ti pago me le esci? Ma bravo Vito, l'hai presa per una c***a, Vito? La vuoi pagare per uscirle? No, ma veramente, e questa è la prima puntata? Ma figuriamoci le altre! Tu sei tutto deficiente. Ma non ti vergogna a fare certe proposte alle ragazze? Ma ti sto dicendo che sono disposto anche a pagarti, dai! Sparati! Brava, grande Valeria, bella, diretta, mi piaci, grandissima. Ma dai, che tutti i 2000 fanno così! Vito! Tutti i 2000 fanno così? Raga, scrivetemi nei commenti se è vera questa cosa, che tutti i 2000 si fotografano le... e li mandano su WhatsApp. No, perché se è vera questa cosa c'è veramente da preoccuparsi. La nuova generazione che si fotografa le e le manda in giro per WhatsApp come se niente fosse. Me ne sto rendendo conto. Allora quindi è vero, Valeria? Anche tu sei una 2000, quindi ti dovrebbe venire naturale uscirle in chat. Occhiolino minchione. Anche tu sei una 2000, quindi ti dovrebbe venire naturale uscirle in chat. Ma veramente proprio roba da darsi una mazzata in testa, proprio, e morire là all'istante. Io non esco un c***o, ma che è sta mania di uscirle? Ma siete diventati tutti c***o? Mi sto vergognando di essere una 2000. E beh, in effetti Valeria c'è da vergognarsi. Io non la sapevo sta cosa, sto veramente rimanendo scioccato, ti dico la verità. Ma veramente fanno ste cose? Ma non è giusto però, ma come ragioni? Ah, come ragiona lei? E tu che gli dici a una sconosciuta di uscire le su WhatsApp, come ragiona lei? No, perché stai a vedere che quello che ragiona bene è lui, non lei. Lui, che gli dice di uscire le su WhatsApp a una sconosciuta. È lui quello che ragiona bene, eh? Vero? Sì, certo. Ma va culo Vito, va, va. Come c***o ragioni tu, deficiente? Che razza di proposte fai? E per giunta ti vanti di essere un bimbo minchia del 2000? Ma con quale coraggio? Grande Valeria, mi sei piaciuta, grandissima. Resisti Valeria, sei tutti noi, resisti, non gliele uscire. Fallo soffrire, non gliele uscire. Anche perché se gliele esci poi lo devo censurare, come faccio? Se Valeria le esce all'improvviso mi rovina la serie. Le esce? Sì, sì o no? Sì, dimmelo a me, io non lo dico a ne... Senti, le 2000 fanno tutte così. Fate le santarelline, ma poi in chat private le uscite tutte. Anche su Facebook fate così e lo sai benissimo. Ah, ecco perché Vito gli ha detto ti metto like a tutte le foto. Oppure ti metto i cuoricini del c***o. Perché anche su Facebook le escono. Mi viene da piangere, ti giuro. Dai, escile, ti prego. E Vito come un c***o ne piange, perché Valeria non le esce. Vito, sparati nei c***i, Vito, così quando cresci non rompi c***o agli altri, perché già tu i tuoi non ce li hai più, Vito, grande. Ancora insisti? Basta, io non esco niente. Ma cosa cavolo ti costa? È solo una semplice foto delle tue c***o. E infatti, cosa cavolo gli costa, Vito? La dignità gli costa, Vito. Vito, grande testa di c***o di Vito. Mica ti chiedo di c***o. E ci mancava altro che gli chiedevi di s***are, Vito, di sta gran coppola di minchia. Ci mancherebbe altro. E infatti Valeria la pensa come me. Meno male che la pensa come me, meno male. Che mi chiedi di farlo? Ma che cervello disagiato hai? Io non capisco perché la fai così difficile. Ti ripeto che alla fine, essendo anche tu una 2000, ancora rompi il c***o con questa 2000, Vito. Non è che tutte le 2000 ti devono fare vedere le c***o. Se una è c***o, non vuol dire che lo sono tutte. Dovresti essere abituata a farti vedere nuda da tutti. No comment. No comment, ti prego, no comment. No comment, che lo ammazzo, non comment. No comment, Vito, no comment. Abituata c'è tua madre. Io sono una ragazza seria. Non sono una... Oh! Grandissima Valeria, così devi rispondere, grande. E qui parte il loop di Vito che dice escile, 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 escile. Gli dice 40 miliardi di volte escile. Fortuna che Valeria non le esce. Oh, mo hai rotto. Per favore, se escile ti regalo un ferro da stiro, ti giuro. Oddio santo, che
Ma il ferro da stiro in testa, sbattitelo Vito, in testa! Ficcatelo in il ferro da stiro. Anche questa risposta va benissimo, grande Valeria. E riparte il loop di Vito che dice escile, 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 altre 40.000 volte escile, 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 tipo copia e incolla, no, balbetta, gli si incanta il disco. Ora ti blocco, No, ti prego, non farlo! Non ti ho detto niente di male, dai! Due faccette che piangono. Sei troppo insistente! Ti ho detto che non mi esco niente! Ti è chiaro il concetto? Ma mi spieghi perché ti comporti così difficile? Faccetta triste! Mi spieghi perché ti comporti così difficile? Mi spieghi, Vito, tu perché sei così... Scusami, con quale c***o di pretesa pretendi che lei ti mostri le c***e su WhatsApp? Sei tu quello che ha problemi di comportamento! Faccetta incazzata. Ho solo detto se ti potevi fare una foto in cui mi mostravi le c***e tutto qui! Niente! Ho solo detto se mi mostravi le c***e su WhatsApp! Cioè, è tutto qui, non ha detto niente di male, no? Sto c***o di Vito mi sa di c***e puro, ma proprio nato c***e. Proprio mi sa di sua natura c***e. Ne capisci? Ti sembra una cosa normale? Se sei una 2000, sì che è normale. Ah, se sei una 2000 è normale, Vito? Vito, con quali c***o di pregiudizi tu dici determinate cose, Vito? Vito, ascoltami, sei anche tu un 2000, a quanto ho letto, ok? Fatti curare, altrimenti al 2017 non ci arrivi, Vito, fidati. Ma tu sei malato, davvero, fatti curare. Ma c***o, Valeria mi legge nel pensiero, grandissima Valeria, grande. Però anche Valeria... Ancora non l'ha bloccato, non mi sembra tanto normale anche lei, eh? Me le usciresti solo una volta? Cioè, raga! Scusa, ma... Io leggo certe cose, raga, ma veramente, me le usciresti solo una volta, gli dice Vito? Come se Valeria gli dovesse dare qualche caramella. Me la dai una caramella? Vito, gli stai chiedendo di uscire le... Non so se ti rendi bene conto di quello che gli hai chiesto. Nemmeno mezza. E dai, ti prego, per favore, escile. Faccetta che si dispera. Basta, ora ti blocco. No, non farlo. Hai rotto le p***e, lo capisci? Sei troppo esagerata però. Ah, lei è troppo esagerata, Vito? E tu che gli chiedi di uscire le p***e non sei esagerato. Tu sei malato, Vito. Mentalmente non ci sei con la testa, Vito, capisci? E ancora è giovane, Vito. Figuriamoci quando cresce. Che razza di m***o sarà Vito quando è grande, indovina. Sì, bravo, da manicomio. Grande, grandissimo, sei un mito. Le indovini tutte, bravo. Raga, un... Quando sarà maggiorenne questo Vito, voi non avete idea. Io esagerata? Se per te è una cosa da niente la proposta che mi hai fatti... La proposta che mi hai fatti, Valeria? Io capisco che sei nervosa, Valeria, però almeno scrivi in italiano, cioè scrivi bene, Valeria, dai. Allora fateli uscire da un'altra su WhatsApp. Io non ci sto. Da notare io non tutto unito. Io non ci sto, chiaro? Quattro faccette incazzate, cioè qua veramente sclerata. Non è così difficile come pensi. Tutte le 2000 lo fanno. Vito, tu che di 2000 frequenti, Vito? Perché veramente non è normale che una 2000 faccia determinate cose, Vito. Mi sa che tu te le inventi le cose, Vito. Tu che dici, se le inventa o sono cose... Ah, sono cose vere? Ma veramente? Assurdo, assurdo! Io non sono tutte! Ma potresti diventare come tutte, occhiolino di minchia! Vito, fai certi discorsi che mi si gela il sangue nelle vene, Vito! Vito, non sono tutte così, non dire stronzate, Vito! Non fare capire che le 2000 sono tutte quante così, non dire stronzate, ok? Perché non siamo tutti uguali, Vito! Se tu sei un c***o, Vito, minorenne ma sempre c***o sei, Vito, non vuol dire che tutte sono... Vito, ok? Vito, ascoltami, ora che sei piccolo, aiutati, fatti curare adesso, Vito. Sto... E dai! Ho detto di no! Dicono tutte così. Con questa frase, Vito diventa un maestro di vita. Vito diventa un maestro di vita. Vito vita, avete capito? Che stronzata assurda. Assurda, proprio una stronzata assurda. Dicono tutte così. E fate tutte le santarelline. E poi invece le uscite nelle foto su WhatsApp. E ride. Vito, me la ripeti per cortesia la frase che hai appena detto? Stai attento però, ah, ripetila bene, mi raccomando, eh? Non ti preoccupare, che ora appena la ripete ci pensiamo noi, non ti preoccupare. Dicono tutte così e poi invece fanno le santarelline e escono le su WhatsApp. Vito, vattene a fan... Vito, ma proprio a fan... in un modo assurdo, Vito, proprio devi evaporare con il fanizzatore. L'hai presente il fanizzatore astrale? Ecco, bravo, tu devi uscire dall'orbita, proprio talmente te ne devi andare a fan... che esci dall'orbita. Esci proprio così.
Hai capito, Vito? Sì, vero? Sì. Con me hai sbagliato completamente persona. Davvero? La cosa bella è che fa la faccia da... capisci? Fa la faccia di quello che ammicca. Ma che c***o ammicchi? Vito, ma tu ti rendi conto di quello che gli stai chiedendo? Sì. Roba che se ti becca suo padre ti rompe il c***o, Vito. Sì, davvero. Prima o poi ti convincerò ad uscirle. Vito, impiccati. Vito, rompiti il c***o, Vito. Ora ti blocco così vedi se mi convinco. No! Aspetta! Ma vai a c***o, Vito. Questo c***o di Vito da dove è nato? Cioè, cos'è un mammifero? È nato dalle uova? Che cos'è? Un gallo? Che è? No, perché fai galletto troppo spesso, a quanto pare. Non aspetto niente! Hai rotto! Faccina estremamente incazzata. No! Faccina che piange. Vito, hai una faccina che piange? Perché? Dovrebbe averla lei la faccina che piange, Vito. Gli fai delle proposte di m***a, Vito, eh? Sì! No! Aspetto! Vito, no, aspetto! No, aspetta, Vito! Oltre a essere p***e mentalmente, non sai nemmeno la grammatica italiana, Vito! Fila a scuola, Vito! Vattene a scuola, veloce! A scuola! Ti devo dire una cosa importantissima! Ok, ma veloce, perché dopo ti devo bloccare! Se te lo dico, mi prometti che non lo dici a nessuno? Mi prometti che non lo dici a nessuno? Vito, cosa c***o gli devi dire, Vito? Cosa ti stai inventando, Vito? Queste, secondo me, sono tutte scuse di Vito per fargli uscire le c***e a Valeria! Dipende da quello che mi dice e se mi fido di te! Sai che Giulia sparlava di te nel gruppo dei 2000? Vito, ma quanto sei c***o! Vito! Vito, ma veramente ti inventi ste s***e per fargli uscire le s***e a Valeria? Vito, sei minorenne, ma lo stesso, fatela una vita, Vito! Fatela una vita, Vito, Sempre là siamo alla fine! Cosa sta inventando la tua mente malata? È la pura verità, credimi! Giulia sparlava di te perché è invidiosa! Vito, ti sei dimenticato una E! Giulia sparlava di te perché è invidiosa, non perché invidiosa, Vito! Vito, vattene a... Non vattene vattene a... Ok, non ti dimenticare le lettere. Ah sì, dammi le prove. Come faccio a credere a uno zozzone come te? Uno zozzone? No, zuccone dice. Da quant'è che non sentivo questa parola, uno zuccone come te? Minchia Valeria, però anche tu sei del 2000, ma sei rimasta negli anni 60, eh? Dammi le prove se hai il coraggio. Mi ha raccontato tutto, persino la vostra storia lesbo, anche se siete etero. No, aspetta, raga, forse ho letto male. Un attimo, fatemela rileggere, vi prego. Mi ha raccontato tutto, persino la vostra storia lesbo, anche se siete etero. No, mi ha scioccato sta cosa. Cioè, tu mi vorresti dire che Valeria se l'è fatta con Giulia e Giulia gli ha raccontato tutto a Vito? Assurdo. Io in questo momento non me la posso prendere con te. Me la prendo con Giulia, che racconta i c***i suoi e di Valeria a tutti. Ma... A Giulia di sto gran c***o, ma perché racconti i tuoi e di Valeria a tutti? Ma soprattutto perché c***o l'hai raccontata a Vito sta storia? Quello ora la usa sta storia per minacciare Valeria e fargli uscire le c***e su WhatsApp. Ora tu quanto ci scommetti che Vito ha il coltello dalla parte del manico? Tu sei completamente scemo. Non inventare c***e, altrimenti ti prendo a schiaffoni, brutto c***o. Brava Valeria, diglielo che non è vero. Spero che non sia vero, perché altrimenti Vito la può minacciare da ora fino all'eterno. Giuro che me l'ha detto lei in persona. Bene, adesso la chiamo e ci incontriamo tutti e tre. E se scopro che hai inventato tutto, puoi dire addio alle tue p***e. Occhiolino. Grande Valeria, brava, faglielo vedere a questo p***o minorenne. Ok. Tre puntini di sospensione. Ora questo mi fa pensare, perché Valeria hai messo tre puntini di sospensione? Non pensiamo male, sicuramente avrà messo quei tre puntini di sospensione perché sta chiamando a Giulia per rompergli il c***o a Vito. Ok, quanto vuoi per stare zitto? No! Quindi è vero, Valeria? Cioè, tu hai avuto una storia lesbo con Giulia e Giulia gli ha raccontato tutto a Vito ed è tutto vero, Valeria? Però, Valeria, tu lo sai che Giulia ti ha messo nella... Perché Vito adesso sa tutto. Vito ti minaccerà fino all'eternità, Valeria. Io se fossi in te, Valeria, andrei a rompere il c***o a Giulia. Perché è stata lei la spia che ti ha...
tutto convito. E chissà a quante altre persone l'ha raccontata sta cosa. A centinaia e centinaia di persone ha raccontato i c***i suoi, Giulia. Hai parlato con Giulia, vero? Dimmi quanto c***o vuoi per stare zitto. Voglio che le esci su WhatsApp. Minchia, lo sapevo che la minacciava. Lo sapevo io, porca... Giulia, ma un pacchetto di c***i tuoi non te li fai, Giulia, del c***o. Giulia, vaffan... Io non esco niente, chiaro? Sono disposta a pagarti, ok? Spero che non lo voglia pagare in natura. Vuoi una ricarica per il cellulare? Mettiamoci d'accordo e dimentichiamo questa storia, va bene? No, non mi interessa la ricarica. Voglio solo una... Voglio solo una... Voglio solo una, gran Vito del c***o. Una, non una. Ma come minchia scrive questo con Federico si può dare la mano? Voglio solo una foto delle tue cuo. No, anche cuo, Vito, anche cuo, qui, cuo, qua. Qui su WhatsApp. No, cuo su WhatsApp, Vito. Sei puro sterco, Vito. Voglio solo una foto delle tue cuo su WhatsApp. Nient'altro. Beh, non hai detto niente, Vito. Solo una foto delle tue qui su WhatsApp. Non è niente. Cioè, oggi tutti i giorni vediamo noi le persone che si fotografano le e li mettono su WhatsApp e anche su Facebook, sì. E poi gli chiudono il profilo Facebook. Ma non gli chiudono il profilo su WhatsApp, però, perché non esiste sta cosa. Vito, lo vuoi capire che non le uscirò mai per te? Cioè, sei un cesso, non ne vale la pena. Ah, perché se era bello le avresti uscite, Valeria? Minchia, alla faccia della ragazza seria. Ah, grazie, sei senza cuore. Cuoricino spezzato. La testa e il c***o ti devi spezzare, Vito. Non il cuoricino, la testa e il c***o. Certo, certo! Dai, per favore, escile! Solo una volta, non ti chiedo altro! Anche perché dalla foto che ho visto di te su Facebook, credo che hai una c***a di misura abbondante! Ma porca c***a, Vito, ma fatti i tuoi! Ma Vito, ma che c***o sei, uno stalker? Ce la vai a controllare anche su Facebook a Valeria? C'è questo rinc***o, c'è questo, c'è nato rinc***o, capito? E ancora è minorenne, figuriamoci quando diventa maggiorenne! No! Non le uscirò mai, Vito. Rassegnati, sei una bruttezza spaventosa. Brava Valeria, minchia, mi sorprendi sempre di più, Valeria. Ma perché se Vito era bello, tu le avresti uscite, vero? Alla faccia della serie, Valeria. Ma cosa dici? Non è vero, io sono un tipo. Faccetta di minchia che piange a dirotto. Sì, sei un tipo di mostro. Fai c***a. C'è stampata una c***a, raga. Però credo che sia il cagare sotto forma emotion. Sì, sei tipo un mostro. Fai cagare, sei c***o. Minchia, Valeria, devo dire la verità. Tu sì che hai un cuore proprio amorevole e un grande cuore, veramente. Sei semiseria, Valeria, perché se lui era bello, tu le avresti uscite, non te lo saresti fatto detto. Minchia, non te lo saresti fatto detto, come minchia parlo anche io. Non te lo facevi dire nemmeno mezza volta, Valeria, le avresti uscite a bomba, proprio a schizzo, a spruzzo, eh? Queste sono solo scuse per non uscire le tue enormi c***o. Delle enormi, vero Vito, eh? Hai ragione solo sulle mie... Perché ce l'hai enormi, Valeria? Brava! Complimenti, l'hai ammesso, brava! Alla faccia dell'onestà, Valeria è proprio l'emblema dell'onestà. Invece per il resto è come dico io, sei troppo c***o, quindi puoi scordare... Ma come c***o scrivi, Valeria? Puoi scordare, quindi ti puoi scordare! No, quindi puoi scordare, Valeria! Minchia, anche tu ti ci metti! Quindi puoi scordare di vedere le mie... Linguaccia, ti prego. Ma che minchia di Vito, ma lo vedi che non è manco se tu sei un c***o completo, giusto perché gli vai a chiedere delle cose assurde e oscene. Ma lei alla faccia della serietà, intanto gli dice che sei brutto, quindi ti fa capire che sei ribello, te le usciva. Per giunta ti fa anche la linguaccia per sfregio, capito? Dice che sei un c***o. Oddio, sei un c***o davvero. Valeria ha le sue buone ragioni comunque. Lascia stare le c***o. Fatti una plastica in viso, vai in palestra, diventa 1,90 m e poi magari ne riparliamo. Vai a c***o, Valeria! Valeria, e io ti ho difeso fino ad ora, mi stai cascando dal cuore, dalle diciamo la verità anche in un certo senso. Valeria, dici che sei una ragazza seria e gli vai a dire queste cose. Passi per la poco di buono, Vale! Te lo sto dicendo, Valeria, eh? Tuoi poi. Ma dove andremmo a finire? Allora dirò a tutti di te e Giulia nel bagno della scuola. Provaci e ti giuro che ti taglio il... Faccetta estremamente in... proprio rossa in faccia. Tu esci le... e io non dirò niente. Bravo... Vito... di queste gran...
Tu parla e poi sarai costretto a cambiare nome. Vito sarà solo un lontano e triste ricordo. A questo punto a Vito gli si inceppa il disco e comincia a dire: escile, 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 escile. Vito, non voglio farti del... Ti propongo di prendere accordi se tieni al tuo essere maschio. Pensaci bene. Che vuol dire? Ma guarda, indovina Vito, cosa vuol dire? Mi sa che Vito alla fine di questa storia, invece di farsi uscire le d***e da Valeria, si fa tagliare il... Sarò Chiara. Sarai Chiara Valeria? Non ti chiamavi Valeria? Ah, sarò Chiara! Cioè, nel senso, non che ti chiami Chiara. Sarai Chiara nell'esporre il tuo pensiero. Ti... E ci ha stampato una forbice, con faccetta alquanto inquietante, ma che sorride. Ma sei pazza o cosa? Tutto questo solo per una foto delle tue... Non ti sembra di esagerare? No! Tutto questo perché tu sei un povero... E hai provato a ricattarmi. Io non ti ho ricattato. Ti ho solo detto che se non mi facevi vedere le... E io ti... A minchia, Vito! E questo non significa ricattare, no, Vito, vero? Che c***o di concetto in testa hai tu del ricatto, Vito? Minchia, se non è ricattare questo, che c***o vuol dire ricattare? Allora spiegamelo. Quanto fai pena, Vito? Te lo dico io, Valeria, quanto fa pena Vito. 100 su 10. Non è vero, dai! Che figura di merda. Vito! La foto delle tue faccetta che piange! Non credo proprio che il tuo desiderio si possa avverare, occhiolino! Ma perché sei così Ah, perché è così Vito? E tu perché sei così imbecille, Vito? Gli chiedi una foto delle ma ti rendi conto? Per te è una cosa normale, Vito, vero? Perché sei così insistente oltre che E c'è la foto di una faccina e accanto il gabinetto. Più chiaro di così, Vito, mi sembra che non si può, giusto? Ma cosa c'entra il fatto che sono... Qui stiamo parlando delle tue... Non del mio aspetto. No, qui stiamo parlando della deficienza mentale che hai tu, Vito. Della testa di minchiaggine che dilaga in te, Vito. Ti confesso una cosa, Vito, ok? Ok, cosa? Faccetta di Vito. Se non eri così... Le avrei uscite volentieri. Valeria, vattene a fanculo, Valeria. Ma proprio di cuore. Tu sei il classico esempio da non seguire, Valeria. Tu sei la classica ragazza che sembra seria, apparentemente, e poi si rivela più facile delle altre, Valeria. Come c***o ti viene in mente di dirgli se non eri così le avrei uscite volentieri? Cioè, quindi ai ragazzi belli le esci, Valeria? Non ti vergogni, vero? Non ti fai da sola, Valeria, no, vero? No, non puoi dirmi questo! La realtà è che fai cagare. Faccetta che non so cosa vuol dire perché è così. Ma non pensare a questo! Pensa ad uscirle! Che c***o di faccia fai, Vito? Qui si sta andando oltre, qui veramente si sta peggiorando. Da episodio a episodio si peggiora. Io sto vedendo cose che i comuni mortali non hanno mai visto in vita loro. Come faccio a non pensarci? Sarebbe umiliante per me. Sei bruttissimo. Secondo me, sia per bruttezza che per il cervello che ti ritrovi, sei nato dal c***o di tua madre. È una roba incredibile. Thank you so much. Thank you everyone so much. Grande Valeria, ci stava tutta grandissima, grande. Ti do 5 euro se le esci. Non l'hai capito, Vito, non le esce nemmeno. Dice che sei troppo brutto. Se eri bello, te le avrebbe uscite gratis. Non ci posso pensare a sta cosa, ma veramente lei, se era bello, le usciva. Cioè, una ragazza seria, ma estremamente facile. Per non dire un'altra cosa. Dagli a tua madre, faccetta in c***a. Perché giustamente lei, se gli dici ti do solo 5 euro, si in c***a, capito? 5 euro sono poche. Calcolando il fatto che se lui era bello, gliele avrebbe uscite gratis. Perciò che c***o si in c***a. Dai, 5 euro ti potrebbero far comodo. Questa è una conferma, Vito. Conferma di cosa? Che sei nato dal c***o. Continua a dargli dello c***o, Valeria, a Vito, eh? Sottointeso, ma sempre dello c***o gli sta dando, perché gli dice che è nato dal c***o. Allora ti vanno bene 10 euro? Di più non posso, perché mia mamma non me li dà.
Certe volte dalle battute di Vito mi fa tenerezza, raga, veramente, ma vi rendete conto? Come sta messo? Ancora è piccolo e già vedete come sta messo di cervello questo. No! Sempre diretta, Valeria, mi raccomando, doc. Dai, 10 euro! Così puoi farti una ricarica ed entrare su WhatsApp e uscirle anche a tutti gli altri. Ma che c***o dici? Ma ti rendi conto? Ma veramente, ma stai messo male di testa? Ma io pensavo che scherzi... Ma no, non sta scherzando, raga! Dai, 10 euro, così ti puoi fare la ricarica, entri su WhatsApp e le esci a tutti gli altri. Ma come stai messo, Vito? Ma veramente? Ma ma ce la fai? Poi qua c'è la risposta di Valeria, raga, un bijou. Appunto, li esco agli altri, non ai come te. Poi tu, Valeria, veramente gli hai messo proprio i puntini sulle i, eh? Cioè, non solo ti sei fatta prendere per poco di buono, ma per giunta gli hai dato ragione. Li esci agli altri, non ai come lui. Già lui è mentalmente, tu però ci butti il carico da 15. Ma stanno messi male entrambi, altro che solo Vito. Tutti e due devono andare al manicomio qua. E quindi? Rinunceresti a 10 euro per non uscirle? Pensaci bene. Occhiolino. Occhiolino di cosa, Vito? Occhiolino, ma di cosa occhiolino, Vito? Non le uscirei nemmeno per 50 euro. Quindi rassegnati, oppure prova a nascere di nuovo. Sono sbigottito, raga, esterrefatto, sbigottito e scioccato tutto allo stesso tempo, quindi vi potete immaginare come mi sento. Quanto vuoi per uscirle? Oltre ad essere brutto, sei pure quanto vedo. Oddio santo, l'oscenità estrema. Valeria, ho avuto un'idea. Sentiamo che idea, Vito. Proprio dal tuo cervello può uscire un'idea epica, proprio sei un genio. Non vedo l'ora di sentire l'idea di Vito. Sarà una c***a enorme, Fide, sarà una c***a. Visto che non me le vuoi uscire tu, le faresti uscire a qualche tua amica bella e poi mi mandi le foto? Ma sei un deficiente, Vito. Cioè, ma veramente sei un genio. Ma un genio deficiente però, Vito. Come c***o gli puoi proporre a Valeria, visto che non me le vuoi uscire tu, gliele fai uscire una tua amica e poi mi mandi le foto? Ma veramente, ma io non so se questa cosa è legale, Vito. Ma che c***o di mente di pietà, Vito? Ma veramente, tipo... Ma io spero che sia un prank, io spero che sia uno scherzo. È osceno questo qui. Io pensavo che già il fondo l'avevamo toccato. Invece no, mi sbagliavo, raga, mi sbagliavo. Con Vito il fondo non è mai così tanto fondo. Si può ancora andare più in basso. Ma tu sei completamente sci***o. Ma come diavolo ti viene in mente di farmi una proposta simile? Io dovrei farti da ruffiana per far uscire le c***e ad una mia amica? Non potrei mai fare questo ad una mia amica. E tu fai pena solo per aver pensato una cosa del genere. E dai, faccetta che piange. Che c***o piangi, Vito? Ma che proposte di m***a fai, Vito? Vito, ma veramente, consigliati con qualche psicologo, Vito, perché tu stai male, Vito. Tu sei ancora un ragazzo, Vito, puoi cambiare, ok? Quindi... autocorreggiti adesso. Provvedi adesso a questo tuo comportamento, così da grande sarai un uomo migliore. Cerca di evitare di fare s***e, Vito, mi raccomando. Se glielo dico a faccia, è inutile, non ascolta, capito? Non ascolta. Dai un c***o. Sei troppo cattiva però. Un'altra volta con questa c***o di faccetta che piange. Vito, non c'è un c***o da piangere. Vito, veramente, tu forse non ti rendi conto di quello che gli hai detto a Valeria. Non solo gli hai detto che volevi che lei usciva le... ok? Su WhatsApp. Ma visto che lei non te le esce, tu gli hai detto a lei di fargliele uscire a delle amiche sue per poi mandarti le foto a te. Cioè, tu ci arrivi? Cioè, ce la fai, Vito, a capire quello che gli hai detto? Ce la fai a capire che hai detto una c***a, Vito? Ma io mi immagino se queste conversazioni le legge il padre di Valeria. Cioè, proprio se succede sarà una scena epica. Oddio santo, ma veramente? Io dico, ma esistono veramente ste persone? Purtroppo sì, purtroppo sì. Ma ti rendi conto delle c***e che dici o no? E te lo dice anche Valeria, Vito. Cioè, non ascolti me, ascolta almeno a lei. Visto che sei concentrato sulle sue c***e, almeno la sai che no. Non sei concentrato per niente su di lei e né su quello che dice, perché se sei concentrato sulle sue c***e, nemmeno lo capisci quello che sta dicendo, perché il tuo sguardo va là. Guardati un c***o e fai prima. Ma guarda, Vito, se vuoi delle foto delle c***e, basta che vai su Google, scrivi c***e e te le guardi. Non c'è bisogno che glieli chiedi alle persone vere. Anche perché ti possono leggermente mandare a fanculo, Vito. Come sta succedendo? Non lo capisce, cioè. È inutile, capito? Uno ci rinuncia e fa prima. Si mette il cuore in pace e fa prima. Ma perché sei così aggressiva verso di me? Perché? Perché sei un c***o, Vito. Perché fai c***o?
Vito, forse? Perché insisti e persisti nel tuo errore, Vito, forse? No, ma veramente, Vito e Federico si possono dare la mano, proprio deficiente uno, deficiente l'altro. Uno smerdaiolo e uno maniaco. Inutile parlare con te, tanto non capisci un... Escile, ti prego. Ma ti prego un par di... Vito, un par di... Veramente, Vito, ma che c***o ci... Ma, dico una cosa, ma cosa c***o ci trovi in questa cosa? Cioè, tu veramente, ma cosa c***o ci trovi nel far uscire le da una persona? Fammi capire! Ma veramente, vattene su YouTube, vattene su Google, scrivi c***o e te le vai a vedere... Che c***o ci trovi in queste cose, Vito? Io non le capisco, se... Ma no, dimmi una cosa, ma cosa c***o... Esci, cosa vuoi fare, un prank, Vito? Cosa c***o vuoi fare, un video dove gli fai uscire le... E poi gli dici ti ho trollato, fammi capire. Non si spiega, raga, sta cosa. Questa ossessione di Vito per fargli uscire per forza a Valeria o a qualche sua amica. Non si spiega, raga. Ditemelo voi, scrivetemelo nei commenti. Spiegatemela voi sta cosa, perché io non la capisco. C'è proprio fissato, raga, è fissato con queste boh. Hai rotto. Non esco nulla, te l'ho detto. Sei una bruttezza disarmante. Minchia, poi tu però, Valeria, se gli dici così, quello si fa la plastica e ti dice adesso sono bello, me l'esci? Devi dire non te l'esco, punto. No, non te le esco perché sei brutto. Allora anche tu, Valeria, porca p***a, ci abbagni il pane, dai. Non ti si può guardare due volte di fila. Faccetta di Valeria estremamente impaurita, proprio terrorizzata. Minchia, ma chissà quando c***o è brutto sto Vito allora. Che cavolo è Frankenstein? Chi è? Da dove è uscito? Dalla fogna? Che cavolo è? Cos'è, un topo? Ma perché Valeria è così spaventata dalla faccia di Vito? Cioè, raga, da queste reazioni di Valeria si pensa che Vito sia una specie di entità sovrumana uscita dalla melma primordiale. Cioè, Valeria, però anche tu non esagerare, cioè lui è un deficiente, però tu parlando così lo butti ancora di più in basso. Devo dire che hai fatto delle robe con Giulia? Come non detto, Valeria. No, veramente. Cioè, questo ti minaccia. Cioè, quel raga, questo minaccia. Veramente, cioè, devo dire che hai fatto delle robe con Giulia? Con quella faccia di. Perché vedete quella faccia lì? Quella faccetta convinta, quella faccetta. È un emotion di. Cioè, Vito, scusami, te lo devo dire, ma veramente, se lei non ti esce le. Qualche sua amica non ti esce le. Tu la minacci dicendo a tutti che Valeria ha fatto qualcosa con Giulia? Ma che c***o di elemento è? Ma proprio si sono saputi trovare, eh? Valeria e Vito sono degli elementi assurdi. Io non ho mai visto una chat così, ti giuro, io non ho mai visto una conversazione tra due menti deviate così, eh? Raga, perché Valeria non gliele esce perché è brutta, altrimenti si faceva vedere completamente... Vito invece dall'altra parte la minaccia dicendo che lei ha fatto delle cose con Giulia e se non gliele esce glielo dice a tutti. Ma proprio siete proprio due amiconi, proprio si vede che vi volete bene, grandi. Assurda sta cosa, vi giuro. Ancora con questa storia? Che fai, ricatti? Ti riempio di schiaffoni. E allora escile, e così non dirò niente a nessuno. E tu non dovrai riempirmi di schiaffi. Ma guarda, Vito, te lo dico con tutto il cuore, se ti riempi di schiaffi, ha ragione. Perché tu la stai ricattando, Vito. Tu stai dicendo che se lei non ti fa uscire le... Dici tutto quello che è successo tra lei e Giulia a tutti. Vito, questo è ricattare, Vito. Vito, con quale c***o di faccia ti guardi allo specchio e resisti a non sputarti in faccia, Vito? No, dimmelo tu. No, perché veramente sono senza parole. Dimmelo tu. Io non, veramente, io non ho parole, ragazzi. Io non ho parole, completamente. Cioè, più si va avanti con questa serie, più degenera. Si sta sprofondando proprio sull'assurdo, raga. Allora non vuoi capire. Sei troppo... Fai spavento e non le esco. Certo, perché giustamente, Valeria, se le tue vedono la faccia di Vito si ritraggono, vero? Cioè non le esce solo perché è brutto. Ma che c***o mi rappresenti anche tu, Valeria? Ma perché, porca miseria, se era bello tu gliele uscivi? Gliele usciva se era bello. Ma ti rendi conto cosa sta dicendo? Cioè, questa è un'altra meglio di lui. Presentami un tuo amico buono e tu levati dal c***o. Presentami un tuo amico buono e tu levati dal c***o. Valeria, mi stai cominciando a fare paura tu. Presentami un tuo... Presentami un tuo amico buono e tu levati dal c***o. Ma tu gli... Valeria, ma che c***o? Ma Valeria, tu che parli di Vito, tu hai fatto la stessa... Vito poco fa t'ha detto
Non me le vuoi uscire tu? Fammele uscire dalle amiche tue. Tu gli hai detto non te le esco a te? Presentami un tuo amico? E tu levati dal c***o, cioè al suo amico tu? Al suo amico buono tu gliele usciresti? Che cacchio di discorsi fai anche tu, Valeria? Ma ti rendi... Ma no, no, non ce la faccio. E siamo scesi più in basso di Cristina e Luca e Valentina e Federico, non ci credo. Allora facciamo così. Minchia, sentiamo che sta spara adesso Vito. Raga, mettetevi seduti, reggetevi forte, perché non lo so che cosa potrebbe dire Vito, non lo so. Ti presento un mio amico, tu le esci a lui e poi lui dà le foto a me. Raga, ma vi siete tutti e due, ma io dico, ma porca, cioè, lui gli dice a lei, presentami le amiche tue così me le escono e poi tu mi dai le foto a me. Lei dice, no, tu levati dalle, presentami un tuo amico che gli esca a lui, e lui gli dice, facciamo così, ti presento un mio amico, tu gliele esci a lui e lui poi dà le foto a me. Oh, ma che... Ma no! Raga, questo episodio è qualcosa di osceno, vi giuro, io... Mamma mia! Non c'è mai stato un episodio di Cristina e Luca, Federica e Valentina o di Ashley in questo... Questo è anche di più degli altri 6 episodi di Valeria e Vito. Vaffanculo! E qui Vito, come al solito, ogni tanto gli si incanta il disco e comincia a dire: esci, 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 esci. Mamma mia, Vito, mi ha fatto mancare l'aria. Poi c'è Valeria che lo segue a ruota. Vaffan. Oddio, è una chat pazza. Questa è una cosa, è una pazzia. Cioè, tutte e due non sono normali, ok, raga. Ve ne rendete, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questi due. No, raga, veramente, voglio leggere tutti i vostri commenti, a parte il fatto che li leggo sempre tutti, ok? Ma scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questi due, perché voglio sapere cosa... Mi voglio spaccare dalle risate a leggere cosa ne pensate voi. Ma perché, raga, veramente... È assurda come situazione, è assurda. Io spero che sia un prank, io lo spero, porca miseria. Non capisco perché te la tiri tanto solo per una foto. Io non sono un cattivo ragazzo e quindi credo di meritarmi almeno una fotina delle tue... Dai... Vito, prima te l'ha detto lei, adesso te lo dico io. Vaffanculo, Vito. Con il cuore e con la mente. Vaffanculo. Porca miseria, quando ci vuole, ci vuole. Tu non meriti niente. Senti, basta, ora hai rotto. Adesso ti blocco, mi dispiace, ma la foto te la scordi, brutto sci... Così si fa, Valeria, così, mi raccomando, non sparare anche tu perché poi si esagera. Valeria, ascoltami, io ho bisogno della foto delle tue per me è davvero molto importante ed essenziale, capisci? Ma perché, che ci devi fare, Vito? Cioè, fammi capire, per me è molto importante ed essenziale, come se la foto delle di Valeria sia questione di Vito, no, Vito? Io non lo capisco a questo, cioè, no, ma veramente è così davvero importante? No, perché raga, da come lo dice sembra che se non gli fa la foto alle di Valeria, Vito. Ma misteri della psiche umana. Ma che c***o vuoi da me? Ma tu stai male davvero? Se vuoi farti le s***e, vai su YouTube o su... Tre facce di Valeria in... Anzi no, in c***e rosse in questo caso. Proprio che non controllano la rabbia. Ma cosa c'entra? Non è per quello. Io sono un bravo ragazzo e non vado nei siti... Sei sicuro di essere un bravo ragazzo, Vito? Eh no, perché da quello che dici non mi sembri che sei un bravo ragazzo. Tu che idea hai di bravo ragazzo, Vito? Perché veramente, fatti un esame di coscienza, perché quello che fai e quello che dici non è da bravo ragazzo, ok, Vito? Sveglia, Vito, sveglia! Se eri un bravo ragazzo, non mi proponevi queste cose. Tu non sei un bravo ragazzo. Tu sei un ottimo... È una roba incredibile! Thank you so much! Thank you everyone so much! Grande Valeria!
Valeria, grande, continua così, rompigli il c***o a Vito. Raga, hashtag Vito. L'ha detto lei, non l'ho detto io. E comunque gli do ragione, perché una persona normale non va a fare certe proposte. Allora, ascolta, facciamo così. Mi è venuta un'idea pazzesca. Faccetta con l'occhiolino e ho paura, raga. Perché che cacchio di idea potrebbe avere Vito, raga, secondo voi? Uno che gli dice a una sconosciuta di mandare una foto delle sue su WhatsApp, che idea potrebbe avere? Scrivetemi nei commenti, mi raccomando, cosa pensate di questa cosa, eh? Perché adesso parte l'idea di Vito, sentiamo che intelligenza sovrumana, proprio sarà l'apice dell'intelligenza, Vito, eh? Anche perché Vito, quando dice qualcosa, la dice con quella facilità che ti fa capire, tipo, che veramente questo da grande può diventare un... capito? Sentiamo questa nuova... Se tu magari mi mandassi la foto intera delle tue... io poi con Photoshop ti... e la cambio con un'altra, così nessuno saprà che quella sei tu. Un attimo, raga, un attimo, perché forse non l'ho capito bene. Un attimo, se tu magari mi mandassi la foto intera delle tue e fino a qua ci siamo, io poi con Photoshop ti e la cambio con un'altra, e già qui l'idea è malata, ok? Così nessuno saprà che quella sei tu. Minchia, avevo letto bene. Vito, che gran... Vito, ma sei sicuro che sia una buona idea, Vito? Tu sei sicuro che questa è un'idea? Questa qui mi sa più di... che di idea, Vito. La cosa bella è che è convinto. Cioè, ti preoccupi. Perché è ancora un 2000? Questo veramente quando cresce diventa... Vito, te lo dico con il cuore, fai come se fossi tuo fratello maggiore, ok? Cambia s***o, Vito. Evidentemente la roba in quel modo ti fa male. No, vabbè, tu sei completamente c***o. Io ci rinuncio, sei un caso perso, Vito. Raga, ha ragione Valeria. In questo caso Valeria ha ragione. Che c***o si è dimostrata di essere c***o. Che ha detto chiaramente a Vito, non te le esco perché sei un c***o. Quindi se ci fosse stato un altro che era bello e gli sarebbe piaciuta a Valeria, gliel'avrebbe uscite volentieri. In questo caso però ha ragione, cioè Vito è un caso perso, a prescindere è perso. Non ci puoi nemmeno ragionare con uno che ti fa certe proposte e ha certe idee, ok? Perché già è un caso perso dall'inizio, cioè tu perdi in partenza. Rinuncia, ok? Ma dai, che è un'idea geniale. Un'idea geniale, Vito? Vito, ripeto, cambialo lo... perché evidentemente come la... lui ti fa male. È una... invece. No, dai, è un'idea magnifica. Vedrai che così non ti scopriranno. E qua Valeria un po' si sta cominciando ad alterare ancora di più, ok? Forse non mi sono spiegata bene. Io non faccio nulla di tutto ciò. Devi solo andare a f***o, Vito. E c'è una bella forma di f***o, cioè di gabinetto. Credo che abbia voluto rappresentare Vito, no? Perché ha detto tante volte che Vito è un f***o. E l'ha rappresentato in forma simbolica, proprio un... cioè, proprio un disegnato, un emotion, a forma di... Ma dai, ma che ti costa uscire le tue... per me, dai! Avrei tante parole da dirti, Vito, ma mi trattengo perché voglio sbrigarmi a finire, perché prima finiamo e meglio è, ok? Andiamo avanti. In fondo non ti sto chiedendo nulla di male, lo sai benissimo. Sei una 2000 e tutte le 2000 fanno così. Ma chi... Vito, ma te lo vuoi togliere dalla testa che sei quest'idea che tutte le 2000 sono... che tutte le 2000 le devono uscire agli sconosciuti su WhatsApp, su Facebook? Ma chi c***o te l'ha detta sta c***a, Vito? Ma ci sei nato così, Vito, o ci sei diventato con l'evoluzione del tempo? Ti ho già detto che non siamo tutte uguali. E da come ti comporti tu mi stai facendo vergognare di essere una 2000. Brava Valeria, così ti voglio. Cioè, stai cominciando ad essere un po' più seria, eh? Continua così, mi raccomando, non ti perdere per strada, eh? Che vai forte. Sì, certo, fate tutte le santarelline, poi invece le uscite a tutti quelli che vi piacciono. Vito, mi pare che sono stato chiaro, no? Meglio lo dici direttamente. Può essere che lo capisce. Senti, ora ti blocco, basta. Hai rotto le... No, aspetta, non farlo. Dai, non fare così. Ma perché, come cacchio dovrebbe fare, Vito? Spiegamelo, Vito. A te sembra normale tutto ciò? Vito, tutto ciò sembra normale a te? Fai una cosa, Vito.
rileggiti tutta la chat, fatti un esame di coscienza e pensa: ma non avrò detto tanto. Ma forse c'ha ragione Valeria e tutte le altre 2000 a mandarmi a f***. Pensa a questo, Vito. E poi mi fai sapere, eh? Grande. Hai superato ogni limite adesso. Mi dai fastidio, lo capisci? Non ti sopporto più. Sei un c***o, non le esco a te. E minchia, però anche tu, Valeria, cioè, io ho finito poco fa di dire che stai camminando nella strada giusta, che stai andando nella retta via. Sei un c***o, non le esco a te. Perché se c'era Brad Pitt gliel'avresti uscite, Valeria. No, ma io, no, boh, no, non lo so, aiutatemi. Raga, scrivetemi nei commenti, mi raccomando, cosa ne pensate di questi due. Perché io voglio sapere se secondo voi è giusto come penso io. Cioè, di questi due non se ne salva uno. Nemmeno mezzo, nemmeno un quarto se ne salva. Vi prometto, come sempre, che i commenti li leggo tutti. Ultimo messaggio di Vito, che conclude questo ottavo episodio di Escile, uscire le t***e su WhatsApp. È come al solito il disco rotto di Vito che parte e non finisce più con Vito, veramente mi stai facendo. Sarò breve, raga. Più vado avanti con questa serie, più scopro cose allucinanti, sia da parte di Vito che da parte di Valeria. Ma la cosa bella è che questi due continuano a chattare. Non è che si bloccano, no, continuano a chattare. Come dicono i Queen, show must go on, lo show deve andare avanti. Anche se poi andando troppo avanti caschi nel baratro. Mamma mia, è oscena, questa serie è davvero molto oscena. Valeria, dai, escile, anche solo per una volta, così che io le possa vedere ed ammirare. Ma perché non ti ammiri la testa di c***o che sei, Vito? Ma come c***o, ma che c***o di discorsi fai? Ma come c***o ti viene in mente? Valeria, ti prego, dai, escile, così che io le possa ammirare. Ma ammirati allo specchio, Vito, e sputati in faccia tu stesso. Che poi, tra l'altro, raga, ho visto che gli ha mandato un messaggio alle 3:30 di notte, eh? Ma che c***o sei, c***o? Inchia, sembra che Valeria mi legge nel pensiero certe volte. Adesso mi mandi messaggi anche alle 3:30 di notte? Non riuscivo a dormire, sono troppo nervoso. Vito, prenditi una camomilla, non lo so, fatti 4 e ti tranquillizzi, non lo so, Vito, ma che cazzo, ma che vuol dire? Sono troppo nervoso, ora vado a rompere il c***o a Valeria alle 3:30 di notte. Va, Vito, va! Ma che c***o di testa c'ha questo Vito? Che testa, ma è un genio, eh! No, tu sei troppo c***o. E io voglio e devo assolutamente dormire, che domani ho scuola. Io invece no. Vito, che c***o ridi? Vito, cosa c***o ridi con quella faccina sorridente? Cosa c***o ridi? Non è che perché tu non hai scuola, l'indomani non hai un c***o da fare, devi andare a rompere il c***o alle altre persone, ok? Perché Valeria domani c'ha scuola, tu non ce l'hai la scuola, vai a rompere il c***o a un altro come te che domani non ha scuola e che quindi non deve andare a dormire e che non si deve svegliare presto, non a Valeria! Ma questo come c***o deve capire? Non lo capisce questo! Cioè, questo ha problemi! Frega c***o! Buonanotte! Dai, Valeria, resta un po' a parlare con me, ti prego! Allora non l'hai capito, Vito? Lei domani deve andare a scuola, ergo deve andare a dormire perché si deve svegliare presto. Resta a parlare con me, ste gran p***e, Vito. Senti, se tu domani non hai un c***o da fare, non è colpa mia. Io domattina ho scuola e quindi devo dormire, altrimenti farò la figura della c***a come lo sei tu. Grande Valeria, ora mi sei piaciuta, brava. Brava! Aspetta, ti chiedo solo un favore. Solo uno e poi non ti chiederò più nulla, giuro. Sentiamo la c***a che sta per sparare Vito. Gli chiede solo un favore e poi non gli chiederà più nulla. Ma conoscendo Vito, mi immagino che favore vuole. Sentiamo la c***a delle 4 di notte. Infatti già sono le 4 di notte. Bravo Vito! Gli hai già fatto perdere mezz'ora di sonno a Valeria, grande. Me le esci le c***a? Per favore, ho voglia di vederle, ti prego. Un attimo, raga. Cioè, lui gli chiede un favore. Lei gli dice, va bene, ok, sentiamo, vediamo che c***o di favore vuoi. Visto che lui dice, te ne chiedo solo uno e poi non te ne chiederò più. Giura, per giunta lo giura. Il favore è, me le esci le c***o, per favore, ho voglia di vederle, ti prego.
attimo, raga. Vado un attimo da Vito, gli devo dire una cosa. Per un attimo. 2 minuti, raga. Sto venendo, Vito, un attimo. Può essere che Vito questa volta impara. Senti, sei un c***o da fare. Sei troppo brutto e io non mi abbasso al tuo livello. E te l'ho già detto, chiaro? Vabbè, però anche tu, Valeria, ma veramente Valeria, una cosa, se te l'avesse chiesto Brad Pitt tu gliel'avresti uscite. Non è che mi sembri così tanto seria, Valeria. Cioè, nei confronti di Vito sei seria, ma non gliele esci perché è brutto, non perché sei veramente seria. Perché se ti si fosse palesato Brad Pitt davanti agli occhi, gliele avresti uscite a spruzzo, Valeria. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questi due e dell'evoluzione mentale che stanno avendo da episodio a episodio, perché veramente io non li sto capendo più. Ci sto quasi per rinunciare a capirli, leggo e basta, cioè perché veramente è impossibile capirli. Perciò non te le escole, quindi rinuncia e non mi r***e più. Ma la bellezza non è tutto nella vita. Beh, qui ti devo dare ragione, Vito. Una delle poche volte in cui do ragione a Vito. Mi sto scioccando di me stesso. Sto rimanendo sbigottito di me stesso. È vero, raga, la bellezza non è tutto nella vita. Conta anche il cervello. Però a giudicare da Vito non ha né la bellezza e nemmeno il cervello, visto che fa certe proposte. Quindi, Vito, a prescindere, sei una causa persa, mi dispiace. Anche volendo, a Vito non lo posso salvare. Cerco di trovare il motivo per salvarlo, ma non posso. Come faccio a salvare una persona del genere? Sì, ma per vedere le mie devi essere bello, altrimenti vai in bianco. Cioè, voi vi rendete conto dei ragionamenti che stanno facendo, vero? Io vorrei sapere cosa ne pensate voi, scrivetemelo, vi prego, perché vi leggo tutti i commenti. Proprio li voglio leggere, voglio sapere cosa ne pensate. Anche per sapere se voi la pensate come me, ok? Per vedere le di Valeria devi essere bello, altrimenti vai in bianco. Raga, secondo voi è un ragionamento corretto? Raga, secondo voi è una cosa normale questa? Non lo so, veramente. Ovviamente, come al solito e in ogni episodio, altrimenti non è contento, a Vito gli si deve incantare il disco. Esci, 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 esci. Ogni volta che dico esci, 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 esci di Vito, vado in apnea. Proprio sono in carenza di ossigeno, mi manca l'aria. Qualche volta mi viene un infarto a me. Risposta epica di Valeria. Vai! Bella, mi è piaciuta questa, grande. Sei troppo cattiva e acida. No comment. Questa non la voglio commentare. No, no, andiamo avanti che è meglio. E cerchiamo di finirla subito perché veramente è una sofferenza. E tu sei troppo, quindi buonanotte. Me le faresti uscire da tua madre almeno? No! No, 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 raga, la voglio rileggere questa. Me le faresti uscire da tua madre almeno? Me le faresti uscire da tua madre al... Vito, ma sei serio? Valeria, fagli leggere a tua mamma questa conversazione subito! Me le faresti uscire da tua madre almeno? E che se poi gli fa leggere la conversazione sua madre gliela esce davvero a Vito? C'è sempre il dubbio, no? Tale madre, tale figlia, no? Quindi se Valeria gli esce le a quelli belli, può essere che la madre gli esce le a quelli brutti. Ma spero che tu stia scherzando! Adesso anche queste proposte mi fai? Ma sei il solito 2000... In effetti è una proposta assurda, però conoscendo Valeria, la madre, credo che sia uguale, no? Boh, raga, ditemelo voi nei commenti, secondo voi com'è la madre di Valeria e secondo voi la madre di Valeria gliel'avrebbe uscita a Vito? Boh, ma non ha senso, ma io dico, ma dove c***o stiamo andando a finire qua? Che ne so, pensavo che avresti accettato, gran testa di c***o. Ok, ma secondo te avrebbe mai accettato una cosa del genere? Sì, avrebbe accettato con una c***a in mano e ti avrebbe... Ok? Ma non avrebbe accettato la proposta. Tanto anche tua madre dovrebbe avere le c***e come te. Sai come si dice? Tale madre, tale figlia. Cioè, più qui si va avanti, più io resto scioccato, porca miseria. Valeria, ho una bellissima idea. Che ne dici se ci incontriamo e le me le fai vedere di presenza? Bellissima idea, Vito! Vito! Vito!
Vito, che minchia di idea, Vito, se non te le fa vedere via foto, perché mai te le dovrebbe far vedere di presenza? No, secondo me Vito proprio non ci arriva, cioè mentalmente non ci arriva a queste cose. Ma se non te le faccio vedere per telefono, figuriamoci se te le faccio vedere dal vivo. Cacchio, Valeria mi legge nel pensiero, o sono io troppo in anticipo o è lei che mi copia a sto punto? Cioè diciamo le stesse cose contemporaneamente, ci hai fatto caso? Ma sei completamente... Ecco, questo non l'avevo detto io, giusto? Però, Valeria, ti dico la verità. Hai fatto bene, è veramente... Sì, hai ragione. Ma come? Oggi ho fatto anche a scuola per proporti di farmi vedere le... E tu mi tratti così? È veramente la morte civile. Questa è benzina. Andiamo avanti, che è meglio, va? Fatti ricoverare! Ma sei troppo cattiva con me, ma perché? Perché te l'ha detto, sei un c***o. Ecco perché. Forse perché mi fai proposte dove ti dovresti solo vergognare? No Valeria, forse perché è veramente c***o. Come hai detto poco fa tu? Beh, fidati, secondo me è così. Ci hai azzeccato la prima volta, secondo me, Valeria. Ma sono proposte normali. Tutte le 2000 fanno così. Sono ragazze facili. Mostrano le c***o su WhatsApp o su Facebook a chiunque capiti prima. E tu che sei una 2000 dovresti saperlo e soprattutto dovresti dare l'esempio. Vito, ma tu che minchia di 2000 frequenti? Cioè Vito, veramente le 2000 che frequenti tu, chi c***o sono? Te lo dico perché non tutte le 2000 sono c***o, ok Vito? Quindi non fare di tutta l'erba un fascio, Vito, di queste gran c***o, Vito! No, perché Vito è convinto che tutte sono c***o, cioè tutte le 2000 sono c***o. Io non so che cacchio di 2000 frequenti tu, Vito, ma veramente. Ha ragione Valeria, fatti ricoverare. Ma che c***o stai dicendo? Ma tu non sai nemmeno dove abiti di casa. E vieni a dire a me quello che devo fare e come mi devo comportare? Ti ho solo detto la verità, tutto qui. Faccina triste di m***a, perché proprio tu, Vito, quella faccina triste lì non la puoi fare, dato quello che gli proponi, ok? E io ti ripeto che sei troppo brutto. Però anche tu, Valeria, che cacchio? E io non le esco ai c***i come te. Sono una ragazza seria, io. Tra l'altro io, scritto maiuscolo. Vito è un c***o, ma lei è una ragazza seria, ok? Perché non le esce a quelli brutti, ma li esce a quelli belli, no? Non a quelli c***i come Vito. Valeria, vattene a c***o anche tu insieme a Vito. Raga, scrivetemi nei commenti, lui è un c***o per quello che dice, ma lei però è una poco di buono, perché non li esce a quelli brutti, ma li esce solo a quelli belli. Ma li esce però, ok? E comunque dice che è una ragazza seria. Guarda, è più serio il c***o di casa mia, che almeno è consapevole di essere un c***o ed è coerente, ovvero sono un c***o, sto lì e accetto solo la pipì e la c***o. E non dice di essere un top model, ok? Accetta di essere c***o. Valeria! Alla faccia della coerenza, complimenti. Valeria, dai, incontriamoci e me le esci dal vivo e ti scatto una foto io stesso, ti prego. Ho fatto a scuola per te. Ma chi te l'ha detto di fare a scuola, Vito? Perché hai fatto Era meglio che ci andavi a scuola, Vito. L'unica cosa che ti poteva salvare era la scuola, Vito, e hai fatto Mi sa che tu con le foto delle mie ti vuoi fare un altro tipo di Ha detto? Altro che scuola! Valeria, a questa cosa ci avevo pensato anche io, ma non volevo essere troppo volgare. Però l'hai detto tu. Un altro applauso a Valeria. Stiamo 2-0. Ma che c'entra? Io non le faccio certe cose. Io sono un bravo ragazzo. Ora raga, voi ascoltate un attimo questo mio piccolo ragionamento e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando, eh. Valeria li esce solamente a quelli belli, non a quelli brutti, ma si reputa una ragazza seria, anche se le esce lo stesso, eh. Lui invece fa certi ragionamenti del c***o, ma veramente ragionamenti del c***o, e si definisce un bravo ragazzo. 118! Stiamo a 118! Stiamo a 118! Sotto il porticato di Teramo! Raga, veramente sono disarmanti. Scrivetemi nei commenti se veramente questi due sono normali. Ditemi nei commenti se questi due, secondo voi, sono normali. No, tu sei solo un c***o. Se eri un bravo ragazzo, certe proposte non le avresti fatte a nessuno. Ma tu hai le c***o, però. E io ho bisogno di vederle per forza. Ma per quale c***o?
di motivo, Vito, ma perché? Vito, ma tu hai problemi, ma veramente... Che devi fare un prank, Vito? Che devi fare, Vito? Ho bisogno di vederle per forza, Vito, ma fatti cura. Ma veramente, vai all'ospedale, Vito? Anzi, non ospedale, manicomio, Vito. Tu devi farmele vedere come fanno tutte le 2000. Veramente, ma io sono senza parole, ma senza parole. Ma questi da dove c***o sono usciti? Da una puntata di Super Quark? Da dove c***o sono usciti? Ma che c***o vuol dire? Quindi perché sono una 2000 e ho le c***o vuol dire che sono anche una... Ma come ragioni? E qui Vito ci degna di un ennesimo scioglilingua fatto a suon di escile, 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 escile. Vito, mi stavi facendo c***o. Mi manca il respiro. Quante c***o? 1, 2, 3, 4, 4 per 4? 16 escile. 16 volte escile. Vito, per 16 volte, ok? Per ogni volta che scrivi escile. Fai schifo in faccia e non le esco ai c***i come te. Come te lo devo fare capire? È una roba incredibile. Thank you so much. Thank you everyone so much. Grande Valeria, hai detto le parole giuste. E lo vorrei sapere anche io come cacchio glielo dovrebbe fare capire a Vito, ma quello è un altro discorso, andiamo avanti. Tu non puoi trattarmi così. Io sono un ragazzo sensibile e mi deprimo facilmente. È per quello che ti dicevo vattene al manicomio o all'ospedale, Vito, perché sei un depresso cronico e i depressi cronici dovrebbero farsi curare, ok? No, tu sei un essere di... E dovresti liberare il mondo dalla tua presenza, decelebrato! Raga, sono scioccato. Scioccato per quello che vi andrò a leggere. E sicuramente dopo che ve l'ho letto, scioccherete anche voi. Proprio rimarrete tipo scioccatissimi. Valeria, tu non riesci a capire quanto è importante per me vedere le tue c***o. Troppo enormi, tipo palloni da calcio. E addirittura che c***o aveva, Vito? Madonna mia, ma veramente? Addirittura i palloni da calcio, cioè ti rendi conto? Cioè, che c'ha la settima, l'ottava, la decima, la nona, che ha? No, io capisco solo che sei un c***o patentato. Brava Valeria, ti do ragione. Se tu fossi in me... Minchia, questa fa veramente... Cioè, ti giuro, la filosofia di Vito questa è. Se tu fossi in me e io sarei in te... Già a prescindere, Vito, non si dice se tu fossi in me e io sarei in te, ma si dice se tu fossi in me e io fossi in te. Ok? Vabbè, comunque andiamo avanti. Tu riusciresti a capire l'importanza di vedere le tue per me? Un attimo, raga, un attimo, perché veramente non ci ho capito un c***o. La ripeto più lenta perché voglio riuscire a capire che c***o sta dicendo Vito, si è... Ok? Se tu fossi in me e io sarei in te, tu riusciresti a capire l'importanza di vedere le tue per me. No, Vito, un attimo, Vito, veramente, che ti sei fumato? Che ti sei messo in dovena, Vito? Cioè, se tu fossi in me e io sarei in te, tu riusciresti a capire l'importanza di vedere le tue per me. Che c***o è uno scioglilingua tipo supercalifragilistiche spiralitoso? Che è? Dai, Valeria, in fondo non ti sto chiedendo niente di particolare. No, Vito, gli stai semplicemente dicendo di spogliarsi almeno a mezzo busto e farti vedere le niente di particolare, figurati. E Vito comincia a piangere mandando un messaggio a Valeria con sette, e dico sette, faccine che piangono. La finisci di mandarmi i messaggi? Non posso. Ma che c***o vuol dire non puoi, Vito? Cioè, non posso. Una ti dice la finisci di mandarmi i messaggi e tu non posso. Perché, Vito, per caso ti puntano una c***a in testa che ti costringono a mandare messaggi a Valeria? Non posso. Cioè, questo se ne esce, non posso. La finisci di rompermi c***o? Non posso. Che cervello di c***o che c'ha, Vito? Proprio un cervello merdonite. Ma che significa non puoi? Allora mi vorresti dire che vuoi continuare a mandarmi messaggi per farmi uscire le c***o? Ma tu sei completamente pazzo, fatti curare! Grande Valeria, ecco, consigliagli un dottore proprio per farsi curare, ma uno bravo però, mi raccomando. Io ti sto semplicemente chiedendo di mandarmi una foto delle tue...
e non di farmi vedere le tue... Lo capisci l'italiano? Un attimo, raga, un attimo, perché veramente qua siamo arrivati al limite, ok? Io ti sto semplicemente chiedendo di mandarmi una foto delle tue... e non di farmi vedere le tue... Lo capisci l'italiano? Vito, ma tu lo capisci che sei rin... Vito? Cioè tu gli stai chiedendo di mandarti una foto delle sue... e non di vedere le sue... No, ma veramente, queste... Presumo, raga, ok? Presumo. Vito gli dice a lei, io voglio una foto delle tue... e non vedere le tue... dal vivo. Ma in ogni caso, però, le vedi le... Vito, testa di... Ok, le vedi, non è che non le vedi. Perciò che vuol dire? Che vuol dire sta cosa? Ma veramente, ma questo è assurdo. No, ma veramente, più si va avanti, più si peggiora qua, eh? Cioè, è scioccante sta cosa. Ascolta, ti voglio dare un consiglio da amica. Vai da un bravo psicologo e fatti controllare seriamente. Tu non mi capisci. Non è che non ti capisce lei, Vito. Tutti non ti capiscono, Vito, per quello che dici. Vito, forse manco tu stesso ti capisci. Ma... Senti, emerito... Io non devo capire proprio niente. Non devo uscirti nulla, dato che sei brutto come il c***o di un babbuino. Vabbè, Valeria, minchia, poi tu però lo offendi troppo, cioè... Sì, è un c***o, un deficiente, è un c***o mentale, ma addirittura c***o di babbuino... Esagerato, no? No, no, infatti, no, non è esagerato, cioè, proprio ha ragione, è vero. E soprattutto smettila di mandarmi messaggi perché ora hai rotto sul serio. E qui Vito si fa prendere dal solito giramento di disco proprio all'infinito, tipo in loop, no? Esci, 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 Vito ti... Ma proprio veramente con tutto il cuore, però ti... In una maniera bellissima, complimenti, bravo, ti sei fatto... Fatteli uscire da tua madre! Ma perché ti comporti così? Tu sei una 2000 e dovresti uscirmele come se nulla fosse! Vito ha 11, e dico 11 episodi, che dici sta s***a delle 2000 che per forza le devono uscire. Ripeto, per l'undicesima volta, e scrivetemi nei commenti se la pensate come me o la pensate diversamente. Vito, di queste gran p***a, testa di c***o, questo lo metto tra parentesi. Non tutte le 2000 sono p***, ok? Se alcune te le escono, non vuol dire che tutte te le escono. Tu che c***o di 2000 frequenti, Vito di queste gran p***? Ti ripeto per l'ennesima volta, no! Sei troppo brutto, Vito. Fattene una ragione di vita. Io le esco solo a quelli belli, oppure a quelli ricchi. Valeria, io lo sapevo che tu eri una poco seria. Già lo sapevamo tutti che eri poco seria, ok? Ma quindi non li esci solo a quelli belli, ma anche a quelli ricchi. E se trovi uno ricco che però è brutto, che fai? Gliele esci lo stesso? Quindi tu mi stai dicendo che se Vito diventa ricco, gliele esci però. Questi si devono fare curare tutti e due, non solo lui o lei, tutti e due! Ascoltami Valeria, ho un'idea. Sentiamo che idea ha Vito. Però conoscendo Vito sarà un'idea proprio di... Però sentiamo, vediamo, può essere che ha un colpo di genio o un'illuminazione o forse gli si sblocca il cervello, finalmente. Che ne diresti di farti un video dove le esci e me lo mandi tramite WhatsApp? Così evitiamo che tu... Sentite che idea fantastica, ok? Che ne diresti di farti un video dove le esci e me lo mandi tramite WhatsApp? Così evitiamo che tu mi mandi la foto, visto che non vuoi mandarmela. Così è meglio, no? No, Vito! Non è meglio! Non è questione del fatto che lei non si vuole fare una foto nelle t- per fartela vedere! Non te le vuole uscire a prescindere, porco due! Che c***o di idee di m***o c'ha, Vito? Che c***o di idee di m***o? Mamma mia, ma questo è completamente fuso di cervello, però questo il cervello non ce l'ha. Se l'è fumato il cervello questo. Oppure è rimasto incastrato in mezzo a due altre... Cioè proprio gli ha messo la faccia e gli è rimasto incastrato il cervello là dentro. Forse non hai capito. La questione non è la foto. La questione è che non voglio uscire le... a te. In nessun modo. Né virtuale e né dal vivo.
Risposta di Vito che chiude questo un episodio di Escile, uscire le su WhatsApp. Uffa, però non è giusto questo. Escile. Ciao Valeria, che fai? Io sono qui che penso sempre alle tue enormi come mongolfiere. Addirittura come mongolfiere, Vito? Ma dimmi una cosa, Vito, cioè sono così grandi le di Valeria? Ed è una 2000, figurati quando cresce come gli crescono le a questa, se già ce le ha come mongolfiere. So che non vuoi farmele vedere, e allora cerco di immaginarmele. Vito, sei malato mentale, Vito. Cioè tu sai che lei non te le vuole fare vedere e tu cerchi di immaginartele? Potresti immaginarti qualsiasi tipo di... Perché per forza quelle di Valeria, Vito? Ma ti rendi conto di che di ore sono? Stavo dormendo, domani devo andare a scuola io! In effetti Vito gli ha mandato il messaggio alle 3:15 di notte. Vito, ma una vita? Vito, ma tu a scuola ci vai? O te ne vai a zappare la vigna la mattina? No, spiegamelo Vito, perché non l'ho capita ancora questa. La cerca anche di notte, ma figurati. Lo so benissimo che ore sono, cosa credi? Ma allora perché gli mandi il messaggio alle 3:15? Vito. Anch'io domani devo andare a scuola. È solo che non riuscivo a dormire al sol pensiero delle tue capiscimi? Vito, dimmi una... Cioè, dai, tu a posto di dormire pensi alle di Valeria? Sai che è tardi, sai che domani devi andare a scuola? Non riuscivo a dormire al sol pensiero delle tue Vito, Vito. Io capisco solo che tu sei un... Ascoltami, ho un'idea. E quando Vito ha un'idea, peggio della bomba atomica, raga, peggio della bomba atomica. Non me ne frega niente delle tue idee, voglio dormire. E io te la dico lo stesso. Ma se ti ho detto che non gliene frega niente e che vuole dormire, Vito, perché ci rompi il... Alle 3:30 di notte. Perché nel frattempo, raga, si sono fatte le 3:30 di notte, eh? Cioè, questo alle 3:30 di notte va a stalkerare Valeria mandandogli messaggi per le... Cioè, voi immaginatevi che intelligenza! Che c***o di fantasia di c***a, Vito! Va c***o, Vito! No, perché adesso devi dire l'idea, oh, sentiamo l'idea del genio! Visto che non me le vuoi far vedere né dal vivo e nemmeno in foto, potresti farmi un disegno delle tue... E me lo mandi? Vito, esistono gli... ovvero i fumetti osè? Esistono anche siti internet dove puoi vedere tutte le... che vuoi? Ma perché per la tua intelligenza Valeria dovrebbe disegnarsi le... e mandarti il disegno? Ma porco due, ma veramente questo ragiona così? Oppure è un caso raro, particolare? È nato proprio così malato mentale? Cosa? Se mi fai un disegno, non è come se me le hai uscite e quindi non ti sentirai a disagio. E nello stesso momento, io le avrò viste lo stesso. Vito, ma sei un genio. Cioè, no, veramente, ti devo battere le mani, Vito. Sei un genio, ma più che genio ma di testa sei Vito. Tu sei malato, io torno a dormire. No, ti prego, ma ti prego il cioè, ascoltami Vito, cioè tu la svegli alle 3:15 di notte, nel frattempo si fanno le 3:45 di notte per dirgli, visto che non mi vuoi uscire le dal vivo e nemmeno in foto, disegnamele. Cioè tu ti rendi conto, Vito, della che hai detto? E tu ti rendi conto soprattutto delle che hai fatto? Ma non solo in questo episodio, anche negli altri di tutta la serie, Vito. Cristo santo, ma come ci devi parlare con uno così? Come ci devi parlare con uno così che si guarda allo specchio e non capisce nemmeno che quello è il suo riflesso? Ma sei completamente... Non solo mi svegli alle 3 di notte, per giunta mi fai queste proposte indecenti, tu sei completamente scemo! Beh, in effetti, allora, Valeria è quella che è, perché Valeria è quello che è e negli altri episodi l'abbiamo anche ben visto. Però ha ragione su questo, cioè Vito, veramente, sei veramente scemo, ma proprio scemo! Ma scusa, essendo una 2000, non ti dovrebbe costare niente disegnare cose... del tuo corpo. Vito, è
tutto unito, non è o e poi scene, come tu che sei scemo. Sono due cose, quelle diverse, quelle sono separate, quelle sono due cose separate, che poi alla fine si uniscono in te, ok Vito? Ma è tutta un'unica parola, a disegnare cose del tuo corpo. È tutto unito, Vito, mi raccomando. Disegnare cose del tuo corpo. Che poi io vorrei dire una cosa, Vito. Ripeto, tu che di 2000 frequenti? Perché non tutte le 2000 ti devono far vedere le oppure si devono far vedere. Ok, Vito? Cioè io no, veramente, sono veramente sbalordito, sbigottito, stupito, sconvolto, stupolto. Che poi stupolto non si può dire, però vabbè. Raga, inventiamo nuove parole, sono stupolto da quello che ha detto Vito. Hashtag stupolto, che è un insieme tra stupito e sconvolto. Perché come non lo commentate una cosa del genere? Come la commentate? Boh! Vai a letto, Vito! Ma devi solo disegnare due palloni enormi, cosa ti costa, dai? Ma alle 3:55 di notte, Vito, quasi le 4 di notte, cosa ti costa? Gli dici cosa di quella che è coricata nel letto, deve dormire a sonno, domani deve andare a scuola, e tu gli dici cosa ti costa? Cioè, no, veramente, veramente, raga, ditemelo voi. Per favore, commentatemi sotto e scrivetemi secondo voi se questo è normale. E soprattutto se anche lei è normale, perché conoscendola negli episodi passati, anche lei comunque è svalvolata di testa questa qui. Se vuoi ti faccio un autoritratto, disegno un grande... Questa è bella, Vito, alla fine ti puoi accontentare, anche il c***o è rotondo, è come le uguale. Oddio, adesso c'è una parte di Vito che è veramente scioccante. Ve la leggo. Noi siamo 2000 e di conseguenza siamo anche dei... A prescindere, vero Vito? Cioè, ti autodefinisci... Abbiamo visto che sei un 2000, a prescindere. Boh, cioè, senza salvezza, senza speranza di salvezza. Sei un 2000, sei un... Fattene una ragione. Devi farmi vedere le tue... Come fanno tutte le 2000. Ma che... Te lo dice che tutte le 2000 ti fanno vedere le... Vito, ma tu che minchia di persone frequenti? Vito, veramente? Io ti invito, Vito, a commentare sotto e a dirmi tu che 2000 frequenti e soprattutto dove le trovi queste qui che ti fanno vedere le... Solo sui siti... Perché veramente chi frequenta questo? È il destino di tutti noi... Valeria! Questo alle 4 di notte in punto, alle 4 di notte, perché c'è anche l'orario, Ma che... Dici, tu stai delirando! Vai a letto che se non dormi poi dici queste... Ho solo detto la verità, Valeria, accettalo! Ma accettalo il... Accettalo significa che ti dà... In testa, altro che accettalo! Accettalo e sarai finalmente libera! Cioè, Vito, cosa sei? Morpheus? Neo? Cioè, sei entrato in Matrix? Anche perché a giudicare dalla faccina hai un paio di occhiali neri? Il poco non dormire, questo fa! Il poco non dormire ti porta a questo, a dire... Che già ne dice tante anche se dorme. Figurati se non dorme, proprio delira, veramente. Questo è un delirio continuo. Io accetto te, ma nel senso che ti do un colpo di a** in testa, decelebrato. È giusto, Vito, è giusto. Te lo meriti, Vito, te lo meriti. L'hai voluto tu, gli dici stesso. L'hai voluto tu. Uffa, però, sei cattiva con me. A questo punto a Vito gli si inceppa il disco e comincia a dire Escile. Sono sbigottito, raga, esterrefatto, sbigottito e scioccato tutto allo stesso tempo. Quindi vi potete immaginare come mi sento.